Abbiamo visto che i casi di ieri erano più 1.195 rispetto però, ai noi, agli 800 del giorno dopo, 880 il giorno prima, perdono. Il trend è al ribasso, ma come dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità non c'è ancora un calo netto, Bassetti? Ma allora, il calo netto lo vedremo, però certo è una stabilizzazione su quel plateau con ogni giorno qualche unità in meno del giorno prima e soprattutto vediamo tanti nuovi guariti, perché questo è un messaggio che dobbiamo molto dare, perché più i guariti hanno quasi raddoppiato il numero dei morti. Quindi questo è un dato molto importante, perché tanti guariti vogliono dire ovviamente tante persone che tornano a casa loro, magari ancora in isolamento, ma che tornano in qualche modo alla loro vita. Infatti, se parlavamo primi tempi, no, del fatto che il rapporto tra guariti e morti a un certo punto sarebbe stato un segnale fondamentale, quando i guariti sarebbero stati molti più dei morti. Effettivamente oggi sono praticamente 4 volte i morti i guariti, questo è molto importante. Poi c'è un altro tema, questo numerino verde, no, Bassetti, quel meno 90 in terapia intensiva, che ci dice che anche la situazione degli ospedali comincia a essere più gestibile. Guardi, quello che noi vediamo anche in Liguria, dove adesso io sono qui appunto al Policlinico San Martino, è che costantemente negli ultimi 7 giorni non abbiamo più avuto quella pressione che avevamo fino a 10-15 giorni fa, e quindi ci sono sempre letti disponibili in terapia intensiva. È chiaro che questa è un'infezione che ci stiamo scoprendo particolarmente lunga, per cui non è la classica polmonite che sta ricoverata 4, 5, 6 giorni e poi va a casa. Questa è una polmonite, o quindi le infezioni che noi ricoveriamo in ospedale, che è lunga, ci vogliono 2, ci vogliono 3 settimane, e quindi è evidente che il sistema è messo a dura prova. Perché? Perché il paziente entra e non esce, quindi è lì la difficoltà degli ospedali, perché abbiamo dovuto creare numerosi posti non per una polmonite da 5 giorni, ma per una polmonite che dura 3 settimane, quindi è chiaro che il sistema è stato per lungo tempo molto, molto teso.